libri di lettura, quindi stiamo parlando del mondo dei libri per studio, e quindi ci sarà un pochettino più di movimento, nel senso che faremo anche proprio delle prove, ma dei ragionamenti su come si può utilizzare un libro, che è un libro di lettura, per fare anche qualcosa, diciamo così, che insegna, che possa essere educativo, ma in un modo tale che non sia così visibile. In modo che l'idea sarebbe di riuscire a fare delle attività che abbiano l'aspetto di un gioco, comunque di una sfida, e poi lo vedremo un po' per volta, ce ne sono veramente tante, e siccome fare cose che sono proposte nell'attività che non ho scelto io, perché è stato scelto questo tipo di argomento, anche di vedere come, cioè, quali sono tutte le persone, i centri che hanno magari lavorato queste cose. Io vi darò magari anche dei concetti, dei numeri, delle mail, non di persone ma di gruppi che potete, diciamo, incontrare via mail, ovviamente, se avete, così, perché anche lì troverete altre strade, altre opportunità per provare, insomma, a muoversi in questo parte della vita scolastica, che è un po' particolare, perché vuole essere soprattutto per gli occhi dei bambini un momento piacevole, dove non è proprio scuola, ma è un gioco, se vogliamo, di intelligenza, magari di intelligenza fantastica soprattutto, e che non ha niente a che fare, o di creatività, che quindi non ha questo sapore di, diciamo, di scuola, perché una delle cose più difficili da fare è proprio presentare un libro di lettura che si fa come lettura, in modo che davvero sia quasi un'alternativa alla lezione normale che facciamo. E il che non vuol dire che è una cosa che non istruisce, non insegna, non ha valore, tutto il contrario, solo che bisogna prepararlo nel modo giusto per creare le reazioni che noi vorremmo ricevere, tra le quali un po' più di curiosità e di piacere e di voglia di leggere i libri, che è, diciamo, poi lo scopo finale di tutto questo percorso. Allora, vi leggo una cosa, perché se tutto va bene, speriamo di sì. Vediamo se lo trovo. Ecco qua. Incredibile, ma lo trovo. Perché stamattina ho trovato. Pensate, dovrò cambiare queste. Ho trovato una cosa che è vecchia di 15 anni. E stavo pensando come cominciare a parlare di libri, di amore per libri. E questo carteggio che ho avuto nel giro di pochi giorni, diciamo, con un signore molto lontano da noi, perché era un giovanotto, e comunque non diciamo troppo, perché è un po' come una specie, è una cosa che mi piace raccontare adesso, perché ci fa capire certe cose magiche che non pensi mai possano capitare. Allora, il primo messaggio mail è questo. Gentile dottoressa Navratelli, va bene. Buongiorno, mi chiamo Tomoku Miyonara e sono un giapponese residente in Giappone. Va bene. Collaboro come traduttore e interprete con una società siciliana. Questa è la sua presentazione. Le scrivo per chiederle un favore, le spiego meglio. Non è che sto traducendo da giapponese, eh? È lui che sta bene in italiano, sia chiaro. Allora, il mese scorso mi sono fatto arrivare un suo libro, Una coda alla moda,
da una libreria italiana, e mi dice anche l'indirizzo che accetta. Lo regalerò a un mio nipote che compierà 2 anni il 27 di questo mese. L'ho comprato con la speranza che mostrasse il suo interesse per la cultura straniera nel futuro. Dato che sono un poliglotta ed ho relazioni con i vari paesi a livello personale e professionale, spero di poter dargli al più possibile occasioni di conoscere lingue o culture differenti. Sempre più bello. Veramente. Quindi, se non le reca troppo fastidio, sarebbe così gentile da darmi un messaggio di auguri per il suo compleanno? Credo che risveglierà la sua curiosità culturale quando sarà grande e conoscerà che il messaggio è stato scritto da lei, un'autrice di Una coda all'amore. Sempre più esterrefatta. Le sarei molto grato se mi dicesse se può gentilmente rispondere alla mia domanda. Ringraziandole in anticipo per la sua considerazione, e questa è una parola proprio ottocentesca, ma ecco, le porgo i miei più distinti saluti. Allora, io ho risposto: faccio qualcosa di più e con molto piacere mando per il suo nipotino una storia che ho pubblicato con Interlinea Edizioni, dal cui sito lei mi ha scritto. È la storia di un papà che racconta magiche storie della buonanotte. Una di queste storie parla di un fantastico compleanno in Giappone. Sì, insomma, bimba bessa è del libro. Grazie delle sue belle parole e tanti auguri sinceri al suo nipotino. E qui c'è tutta la storia che gli ho mandato. Ricevuto risposta del giapponese. La ringrazio di cuore per la sua gentilezza, sua naturalmente con la di dare al mio nipotino un messaggio di auguri e una sua storia con 2 bellissime foto. Saranno in eterno i regali più preziosi per lui nella sua vita. Anche per me è un'esperienza piacevole e onorevole che possa dargli questi tesori regalati da lei, una nota attrice italiana. Poi vi spiego perché voglio proprio leggere questa cosa. Non è perché mi piace, perché non è solo quello, non è quello. Il mio nipotino si chiama Megumi, che significa letteralmente grazia. Come il suo nome, gode la sua bellissima grazia questa volta. Ringrazio sinceramente di nuovo per la sua gentilezza. Auguro la felicità per lei e per la sua famiglia. Non è finita qua. Sono lieto di informarla che l'altro ieri ho avuto l'occasione di festeggiare il compleanno del mio nipotino, che aveva compiuto 2 anni, per precisare tutto, proprio giapponese. Lui e i suoi genitori la ringraziano di cuore per i suoi regali preziosi. Il nipotino ha mostrato l'interesse per le sue 2 illustrazioni e i suoi occhi sono stati attirati dalla bellezza. Sono felice di comunicarle che abbiamo dato un bel ricevimento con i suoi regali. Beh, il resto poi finisce qua, ma in un'ulteriore chiamata, che non c'è qui, ho scoperto chi era questo signore. Era un giovane di 22 anni. Non era il nonno di un nipotino, era uno zio. Questa cosa mi ha colpito tantissimo. Prima di tutto perché il linguaggio che lui portava, che lui, diciamo con molta, tra parentesi, ottima conoscenza dell'italiano, con tanta eleganza, mi aveva fatto pensare ad una persona di, insomma, di una certa età, perché con queste cose così delicate, così raffinate, queste scelte così. E quindi questa è stata la prima sorpresa. Adesso che i giapponesi siano così anche quando hanno 20 anni, io non ho esperienza sulla vita dei giapponesi, però il colpo finale è stato doppio. Cioè, prima ho scoperto che appunto era un giovane, però la cosa più bella è stata pensare che questo giovane o il mio qualunque altro libro ha fatto un gesto meraviglioso. Lui ha pensato al suo nipotino
E siccome lui è uno che si presenta infatti come un amante delle lingue, della conoscenza, quindi questo desiderio insomma, di imparare cose, decide di fare questo regalo per il nipote nella speranza che questo bambino, partendo da questo regalo, possa amare la lettura e magari anche diventi più curioso rispetto alle lingue straniere, non dico seguire la sua strada, ma insomma sviluppare questa capacità, questa voglia di imparare. Se facessimo tutti così, ho pensato io quel giorno. Ed è per quello che adesso è tanto che non la vedo più, perché è passato molto tempo, ma mi è capitato qualche volta nei gruppi così di tirare fuori questo racconto, perché è veramente un monito a tutti noi, no? Questa capacità di preoccuparsi che un bambino abbia queste sollecitazioni belle storie, belle illustrazioni, perché il suo mondo si possa arricchire. Ed è come vi dico, ho detto oggi questa cosa la voglio leggere, è tutto tempo che non la racconto più a nessuno e trovo che sia piena per noi di consigli sicuramente, ma sarebbe bello che la leggessero tutti i genitori. Immaginare questo parente che, come si dice, fa questo gesto. Io alcune volte quando sono nelle scuole e si parla con i bambini o magari anche se ci sono gli adulti, io dico sempre questa cosa. Insomma, non è che serva, cioè perché dicono no, ma i libri da leggere costano tanto, dico ok, però quando arriva Natale, o quando arriva il compleanno del bambino, no? Quando un momento insomma, importante, familiare, soprattutto riferito al bambino, il suo compleanno, la gente, i parenti regalano tante cose inutili. Magari capita che due fanno anche lo stesso regalo, capita anche che due o tre regalano, per esempio, dolci che costano di più di un libro. E soprattutto se sono dolci dedicati a un compleanno, dico, beh, se uno di loro, che poi dite alla nonna che dice, ma io non so cosa regalare, o alla zia che dice, ma io non, oppure il cugino che dice, sì, va bene, ma io così quasi gli do i soldi perché non so. Guarda, io ti dico che libro comprare, però non attacca questa cosa. Perché io lo dico molto spesso, perché effettivamente è quello che succede nelle case. Tu, no, magari ci sono i bambini fortunati che di regali nel compleanno o a Natale ne ricevono di zeffe, no? Quindi perché non puoi fare questo passo? Sarebbe così importante, no? Perché ti regalo una cosa bella in un momento bello della tua vita. Vabbè, questi sono i sogni che facciamo, che poi non si. No, non è che non si dice avvengono, che non avvengono mai, però. È raro. Adesso scusate perché volevo leggervi questo, adesso lo spengo, così non disturbiamo nulla e passiamo ai fatti. Io la trovo quasi commovente questo ragazzo che è così giovane e mi spiace che non avevo mai conosciuto di persona. Sono ecco, dove sei? Scusate, ma non trovo. Volete vedere un bel po'? Ecco qua, mica. Ok. Allora, adesso andiamo, non dico il solo, ma insomma. Allora, noi qui dobbiamo, il nostro titolo, diciamo così, no? Il titolo del nostro gruppo è Attività per stimolare la scrittura. Io vorrei cominciare, però, così, a ricordare un po' se cos'è il nostro passato, no? Diciamo, non proprio tutto, non vi terrò un'ora a parlare di questo, però vale la pena ricordare alcune cose. Allora, intanto, quando davvero comincia la letteratura per ragazzi, cominciamo a vedere com'è questo mondo, no? In realtà i libri per ragazzi nascono nel 1700, prima
non c'è niente. Ci sono naturalmente i racconti che vengono spesso appunto narrati in famiglia, no? Trasportati da un nonno al figlio, al nipote, no? Fiabe e come si dice? Le favole. Quindi, però, allora, c'è una fiaba e ci sono favole e fiabe che appartengono al mondo antico, come quelle di Fedro o di Esopo, no? Che conosciamo tutti. E che leggiamo anche, troviamo nei libri di scuola per bambini, giusto? Difatti, quelle fiabe e quelle favole, no, le fiabe vengono dopo, vengono, direi, cominciano a comparire più fortemente nel Medioevo e da lì avanti, ma invece gli altri, di Fedro e Esopo, sono antichi e le loro sono, diciamo, quasi dei moniti, no? Sono degli insegnamenti. Hanno anche un valore letterario, no? Perché sono scritte in poesia, quindi con la ritmo, perché nell'antichità non c'era come si dice, non dovevi fare, come si dice, cercare la rima, ma dovevi fare il ritmo, no? Musicalmente, no? Comunque, queste favole, queste storie antiche sono poi state anche trasformate in altre cose, no? In altre storie medievali e poi più avanti. Però, quando è che si è cominciato a scrivere questa parte non classica, quindi la fiaba? Perché per lungo tempo queste fiabe venivano trasportate o modi per storie raccontate del proprio paese, dell'origine, non so, della terra, tutte quelle cose in varie parti del mondo, si è risposto alle domande che ancora non c'erano, di cui non c'era la risposta, lo facevano così, una fiaba e zacchete, e tu adesso sai perché al mattino sorge il sole, no? E perché la luna quando arriva il sole scappa. Storie naturalmente, appunto, racconti magici che cercano di rispondere a quelle domande che allora non si potevano rispondere, a cui non si poteva rispondere. E va bene. Allora, però, già nel 1800 ci sono stati degli scrittori che hanno, non so, prendiamo uno per tutti, i fratelli Grimm. I fratelli Grimm sono andati alla ricerca. La storia è molto bella, non so se era, però io l'ho letta, spero che sia davvero così, che loro avevano in casa una signora che gli aveva, come si chiama quella che ha dato i bambini? Esatto, che una balia, che gli aveva allevato, gli ha dato lei il suo latte, tutte da lui al fratello, e che poi era rimasta sempre con loro, riempiendoli di storie meravigliose, e che erano tutte quelle che aveva imparato da sua mamma, da suo papà, da sua zia, aveva questa capacità di memoria, e loro hanno cominciato da lì a decidere di fare un viaggio in Germania, nei paesi anche più lontani e più piccoli, per recuperare questi racconti di cui hanno fatto poi dei libri. E per la prima volta la fiaba è tratta come una cosa legata al libro, alla produzione dei libri, quindi se vogliamo cultura, non soltanto intrattenimento, ma cultura, perché se resta nel libro rimane, non dico per sempre, insomma, e le fiabe classiche si vivono per adesso, no? Ecco. E quindi insieme a loro tanti altri, anche in Francia. In Italia ci sono stati scrittori che hanno fatto questo tipo di lavoro, cioè di raccontare storie che altrimenti si sarebbero perdute. Noi oggi, molta della saggezza anche dei nostri nonni, così invece l'abbiamo completamente abbandonata. Non si è fatto più questo a ricordare. Però c'è qualcuno che arriveremo anche a questo, però
sconfiggiamo una premessa. Per esempio, cosa ha fatto Rodari, perché poi arriveremo a lui. Rodari ha recuperato un po' questa tradizione a modo suo, cioè questa bellezza del racconto fiabesco, ma attenzione, perché lui non le chiama fiabe, le chiama favole. Allora, i motivi possono essere due, ma non credo che, come si dice, Rodari non sapesse la differenza tra la fiaba non credo. Perché la favola, appunto nel mondo antico, è sempre stata un monito, qualche cosa che ti dice dove sbagli o dove invece come devi fare. Allora lui riprende questa cosa, quindi infatti lui scrive favole al telefono, il titolo non è casuale, assolutamente, favole al telefono è una storia, sono delle storie in cui si parla di qualche di temi anche molto importanti. Naturalmente non è uno sciocco e soprattutto è una persona che vuole bene i bambini, che voleva bene i bambini, e in queste storie ha messo come nella tradizione, come posso dire, le istruzioni per non cadere nei guai, gli avvertimenti per non avere certi vizi. No, non c'è questo. C'è invece queste favole, sono racconti nei quali si propongono anche delle, a volte delle cose semplicemente divertenti, che però hanno un loro sottofondo, mi viene in mente di quel bambino che esce di casa e si perde un pezzo alla volta, no? E poi ritorna a casa e alla fine tutti gli riportano una parte di sé e lui dice, vado mamma, sono tutti intero. Ecco, al di là la storia è graziosissima, è simpaticissima, ma oltre a quello c'è dentro anche lì, molto nascosto, però un messaggio di positività, e cioè che la socialità, vivere nella socialità per un bambino è un arricchimento, no? Per cui gli altri si occupano di lui, se lui perde una gamba gli riportano indietro. Ecco, in questa situazione, che naturalmente è fantastica, ma d'altra parte lui era il re del mondo fantastico, è proprio come una visione di quello che può essere il racconto, non più appunto punitivo oppure severo, ecco, mi viene questa parola, severo, fai così e poi quando così perché tu te lo paghi, no? Ecco, è una sete, è una proposta di, diciamo, di superamento dei problemi, di possibilità per le persone, naturalmente se si comportano in un certo modo, possono migliorare, ecco, c'è il desiderio del miglioramento, quindi queste favole sono, possiamo dire, molto diverse da quelle di Esopo, certamente, no? E non so, per dire, poi ci sono quelle, se vogliamo, anche politiche dentro, perché sono, perché quelli degli anni 60 sono stati degli anni forti per la letteratura per ragazzi, perché si è creato un gruppo di persone, di scrittori, di cui il più importante è stato naturalmente lui, però che hanno proprio lavorato molto su questo concetto di parlare ai bambini della vita attuale per loro in quel momento, ma insomma, come vediamo non cambia mica, e parlare ai bambini della crudeltà della guerra, no? E di immaginare dei mondi, non che non sono l'Italia, in cui fanno guerra tutti i giorni, e questo qua che era andato via a fare un viaggio per vedere com'era questo posto, non va via perché non gli piace stare lì, ecco. E tante altre cose, quella del famoso del granchio che vuole camminare all'indietro invece che in avanti invece che camminare indietro. Anche quella è una fiaba che, una favola che di fronte per un bambino è curiosa, divertente, insolita e si fa la sua bella risata. Però dentro questa storia divertente c'è un messaggio fondamentale. Cioè tu non devi fare quello che ti dicono gli altri, infatti anche questo personaggio, questo protagonista, in casa sua gli danno tutti conto, no?
e lui esce lo stesso, decide poi di abbandonare la casa addirittura e di andare per la sua strada perché la ritiene più utile, più importante, più alta, cioè lui vuole fare questa sfida. E a me piace molto questo racconto perché proprio anche ai bambini non serve spiegarlo, vorrei dire questo, non è necessario spiegare, ci si può dire qualche cosa, si può chiedere loro, poi questo lo vedremo, anche cominceremo a fare qualche gioco così, e vedere che beh, basta sentire cosa ne pensano di quella storia, se gli è piaciuta, se non gli è piaciuta, perché cosa gli ha fatto sorridere, o addirittura quest'altra parola che piaceva tanto come si dice, a Rodari, vai, cioè, cosa faresti al posto suo? Così, no? E, o tu cosa vorresti fare che non so, tua mamma non ti lascia fare, anche quelle cose lì, no? E quindi tu entri nel libro, ma entri nel libro e come protagonista. Sei dentro questa storia, che le storie, le favole al telefono, secondo me, la cosa, il libro più bello che ho scritto, più bello di tutti, ricco di tantissime, storie. Tutte portate a far nel divertimento, perché sono tutte o quasi tutte divertenti, ma anche in quello c'è comunque una piccola spunto che può toccare l'anima, insomma, se preferite, il cervello di chi ascolta. Ma è come c'è questa cosa buffa della vecchia signora che come si dice, segnava sempre sul libretto la giornata in cui cioè tutte le volte che starnutiva. Sapete che quella lì, no? Anche questa è fantastica. Allora, quando muore, trovano il suo foglio, questi fogli dove lei aveva scritto, aveva messo questo segnale che aveva starnutito. E scoprirono, siccome fino a quel momento pensavano che lì lei scrivesse le azioni buone che faceva, quando arrivano a leggere questa cosa scoprono che invece non solo segnava solo gli starnuti che faceva. Voi capite che questo è politicamente scorretto, secondo me, ma bellissimo, nel senso che ci fa dire attenzione alla gente quando dice io qua, io là, o si mette in scena e senza dire esattamente cosa fa. E questa è una persona che era una nullità, che ha fatto una cosa assolutamente inutile, che questa cosa inutile non servirà mai a nessuno, quindi umanamente è proprio zero, no? E tutte queste cose sono, secondo me, molto interessanti per i bambini ancora oggi, perché forse altre storie di Rodari sono anche diventate, tra virgolette, vecchie, ma perché ognuno di noi scrive nel momento e nel tempo che vive. Quindi o scrive storie storiche, cioè racconti che hanno una base storica, e allora va bene, ma se raccontiamo il presente, questo presente, tra 20 anni, cioè io ho tutti i miei libri che ho scritto dove non c'è il tablet, insomma, cioè, ma questo bambino da dove arriva? Scusate che non c'era. Per dire, a lungo ci saranno delle storie che sopravviveranno perché sono riusciti a stare praticamente in terra. Altre no. E allora, però adesso torniamo al tema. Abbiamo detto chi sono questi scrittori proprio alla grande, diciamo. Intanto una cosa che ho scoperto anch'io da poco, e ve la dico come prima notizia, di una mia mancanza o ignoranza della cosa, il precursore del libro per ragazzi, naturalmente è nato in Inghilterra. Lo sapete benissimo, ancora oggi vedete che nella letteratura per ragazzi neanche gli Stati Uniti superano con tutti i soldi che ci sono lì, gli editori che ci sono lì, ma non ce l'hanno un editore o degli editori come ce li hanno in Inghilterra per ragazzi. E la cosa infatti molto interessante è che per lo scrittore, ma comunque per tutti, credo, il fatto che ci sia un'equità. Cioè, mentre in Italia la letteratura per ragazzi è Cenerentola, perché è una Cenerentola ancora oggi, lo è,
lì praticamente non c'è differenza. La letteratura per ragazzi e la letteratura per adulti, entrambe valgono in modo assolutamente uguale, lavorano su settori differenti, ma sono entrambe, diciamo, ritenute un'attività ugualmente complicata e ugualmente meritevole. E questo da noi non è stato redatto, pazienza, ce la faremo. Però allora il primo scrittore però è stato poi la cosa strana. Penso che voi Jonathan Swift sapete tutti chi è stato, no? Allora, lui, Robinson Crusoe, questo personaggio, Crusoe, come lo dicevo io da bambina quando lo leggevo, è un libro che non ha funzionato per gli adulti e invece è diventato desiderato e letto dai bambini. E questo libro che lui voleva dedicare agli adulti è diventato famosissimo nel mondo, perché il racconto è stupefacente, no? Lui ha scritto Il viaggio di Gallo. Com'è? Ha scritto Il viaggio di Gallo. Sì. Ah, ok. Sì, sì, proprio quello. Avrei recitato un altro testo. Ah, ok. La sovrapposta. Sì, sbagliato. E quindi uno dice, cavoli. Giusto, giusto. Infatti, ho pensato all'autore ma non al titolo. È vero. Però è una cosa, secondo me, che a tutta, se voi pensate a tutto l'immaginario che c'è nella letteratura per ragazzi, sicuramente quello è stato l'inizio. L'idea di trovare persone di diverso, mondi diversi in cui ci sono persone giganti oppure minime, e tutto questo sballa il suo modo, perché questo è il messaggio forte di questa storia, che chiude, cioè mette in crisi il modello unico, cioè tu pensi che il mondo sia tutto come te e invece non è così, oppure quando le vedi più piccoli dici ah ah ah, e poi però ci sono anche quelli grandi e dici ai ai ai, cioè è questo modo di vivere la tua vita e lo spazio e le persone che sono intorno a te, a stare attento a quello che pensi, perché per di pensare male bisognerebbe conoscere. Questo però è talmente divertente per la fantasia che l'aspetto, diciamo così, del fondo quasi filosofico che c'è tra un libro, e invece poi piace come storia in fondo. E perché vi ho parlato di questo qua? Perché a noi cosa è successo? Noi siamo stati fortunatissimi, secondo me, almeno all'inizio, perché direi che Pinocchio è un capolavoro eterno. Ed è eterno anche per un altro motivo, perché non soltanto perché è un libro stupefacente, ma perché proprio la scelta di un burattino fa di questo personaggio un personaggio fantastico, e quindi non è più importante il luogo dove vive. Il suo luogo, il luogo che viene creato in questo libro è un luogo, come si dice, magico, perché è magico, e un bambino che si trasforma in un asino, voglio dire, è magico di così, è un bambino di legno che poi diventa un bambino vero, sempre molto magico. Però questo è stato veramente un libro meraviglioso anche dal punto di vista della attenzione al mondo dei bambini, perché lui crea questo personaggio Pinocchio meraviglioso per un motivo, che è proprio un bambino con le sue marachelle, con le sue bugie, con le sue promesse, come sono anche i nostri figli, e naturalmente in una chiave molto più avanzata, perché lui doveva scrivere una storia. Però questo ha inquadrato benissimo l'anima, insomma, il comportamento di un bambino, e i bambini questo Pinocchio si riconoscono. E non sono tanti i libri che hanno fatto un'operazione di questo genere, e ancora oggi secondo me è uno dei più validi, perché poi è venuto il mondo di Amicis, e il mondo di Amicis è pesante. Io capisco, poi capisco che lui è vissuto in un periodo in cui l'Italia si era appena fatta, c'era questo desiderio
di creare nel paese una unità, un riconoscimento di essere tutti italiani, tant'è vero che nella classe di Enrico ci sono dei bambini che vengono anche dal sud. Se andate a rileggere, io questa cosa l'ho riletta qualche tempo fa e ho detto, questa cosa non ci ho mai pensato. Certo, ha messo questi personaggi, diciamo, che vengono da genitori, che sono genitori del sud, che sono emigrati al nord, e si vede che già succedeva quel tempo, perché se era scritto vuol dire che era così, e quindi creare questa sorta di radunare come una specie di Italia, no, di persone di diverse zone che sono tutti lì a studiare nella stessa scuola e nella stessa casa. Però è triste, cioè io tra lui e come si dice Pinocchio, insomma, voglio dire, preferisco Collodi, perché e soprattutto, a proposito, se ci pensate bene, che adesso c'è tutto questo cosa del come si dice, dell'attenzione a quello che scriviamo, che non dobbiamo scrivere cose troppo crudeli per i bambini, bla bla bla, tutte queste cose qua, e il subliminale pericoloso che può creare. Pensate un po' voi cosa non è successo a Pinocchio. Tra le 3.000 cose che di disgrazie c'è pure questa, la più tragica di tutte, quando il gatto e la volpe lo impiccano all'albero grande. Eppure nessuno di noi, credo, si sia mai spaventato leggendo quella parte. Perché lui è appeso lì, ma intanto guarda in giro e parla, non è morto. E quindi questa situazione non ci mette a disagio. Lui è stato così bravo anche a creare queste situazioni, che sono apparentemente gravi, o come quando cade nel mare e di nuovo tu dici adesso affoga, arrivano i pesci, li mangiano tutto, diciamo, il sopravvestito di asino, e lui però arriva su e di legno, rimesso subito, non ha neanche bisogno di nuotare quasi, no? Allora, tutte queste cose sono, è un po' questo Rodari l'ha capito e l'ha utilizzato. Tu esagera, perché proprio nell'esagerazione che crei l'assurdità, quindi il bambino non piange, non si spaventa, non piange, non si spaventa, ma ci ride sopra, dicendo guarda, mi ha fatto pensare a quello che è così. E quindi da questo punto di vista lo possiamo chiamare, secondo me, potremmo dire di Rodari, che come avesse accolto quello di, diciamo, le idee di questo bellissimo romanzo dell'Ottocento, mettendoci dentro però una visione, quello che non era interessante, diciamo, non c'era, anche se qualcosa c'è, perché quando Pinocchio viene messo in galera perché ha detto la verità, no, c'è un punto della storia di Pinocchio in cui lui viene messo in prigione, e poi a un certo punto, un giorno, lui dice, ma io sono innocente, è appunto per quello che sei qua, perché sei innocente. E allora, a un certo punto c'è una giornata in cui c'era, diciamo, una specie di una festa per cui si liberano le persone, no? E allora tutti escono, no? E arriva anche lui, e lui dice, sono innocente. No, ma qui escono solo i colpevoli. Ma sono colpevole, ma dice anche lui, e lui va. Questo è ovviamente, diciamo, una cosa un po' per adulti, i bambini ci ridono, secondo me gli adulti capiscono cosa voleva dire quello scrittore, e non si sa mai se chi è il vero colpevole. Ecco, a parte dopo questi personaggi, dopo gli amici, ci sono anche gli scrittori che per fortuna fanno ridere. Uno è Vamba, con Gian Dolasca, un grande romanzo, e poi, forse questo meno conosciuto, e qui c'è addirittura qualche cosa che Rodari gli ha rubato. Va bene, no, ho fatto così, l'idea però sì. Perché si chiama questo libro Il romanzo delle mie delusioni. Guardate, poco conosciuto, e io l'ho conosciuto perché una mia alunna, quando ancora insegnavo,
mi ha portato questo libro da leggere, ha detto guarda mia mamma, mio padre prof, mia mamma ha letto questo libro, l'ho letto anch'io, mi piace un sacco, se lo vuole me l'ha regalato. Allora, di che cosa parla questa? C'è un bambino, anche qui un ragazzo, che non vuole studiare, c'ha tutti i maestri privati, non c'è niente da fare, lui scappa di casa e quello è, diciamo, il filo conduttore. Ma questo bambino viaggia, nel mondo delle fiabe e le fiabe sono cambiate. E qui ci sentite rodare, che però non è ancora nato come scrittore, avrà letto il libro, perché ce ne dico solo una, e a un certo punto lui arriva nel palazzo della principessa, aspettate come si chiama per le storie, io, Cenerentola, che qua dopo sposata, quindi lui arriva, questo ragazzo, nel suo viaggio, incontra sempre posti dove ci sono state delle fiabe, ovviamente, e vedere cosa succede dopo. Allora, cosa succede? Cenerentola è principessa, anzi regina, ha sposato il suo re, fanno tante belle feste, ma c'è un problema. Che lei non ha ancora capito di essere regina. Quindi arrivano magari personaggi notevoli, principi, re, così, e mentre si siedono tutti a tavola, lei. Si mette a fare la serva dentro nel palazzo. E quindi le cose non vanno molto bene. E tra il marito e lei cominciano ad esserci un po' delle discrepanze, no? Per dire, anche questa cosa qua è tutta una storia raccontata così, tutta da ridere. Qui non ci sono. Sì, si chiama. Questo Il romanzo delle mie è cose. Qua, scusate. Sergio Sergio Orfano, Il romanzo delle mie delusioni. Non so se si trova in giro ancora, spero di sì, altrimenti magari sì, mi dico. E questo diciamo è stato un passo avanti nell'umorismo. Diciamo, questo è un libro che fondamentalmente voleva essere umoristico, ma è molto divertente perché è veramente anche la fantasia con cui lui è riuscito a trasformare le storie, a vedere il poi, no? Non c'è più, rompendo il famoso e missero le specie contenti. E questo Dante, quando Dario ha detto tante volte, non avere mai paura della parola fine. Questo lui dice, non so in quale dei suoi scritti, ma lui dice questa cosa, non avere mai paura. E noi faremo proprio questo, fare altre cose. Vorrei anche fare delle storie che sono finite e provare ad andare avanti, perché questa è una cosa, secondo me, che ai bambini piace a me, penso piace anche a voi, a provare a inventare delle situazioni in cui cosa succederà dopo. E magari poi si potrebbe anche appunto confrontare poi con i bambini, quando voi farete, se farete a scuola qualcosa di questo tipo, le varie sue soluzioni, perché ognuno penserà ad una sua possibilità. E si potrà fare anche con storie moderne, non è che dobbiamo farlo per forza di nuovo con la fiaba tradizionale. Possiamo prendere qualunque libro moderno che si presti a fare questo giochino e si fa. Allora, cosa succede dopo? Succede dopo una cosa importante, questa qui invece, proprio perché ci sono di mezzo le donne, non molto ricordata. Perché una grande scrittrice per ragazzi si chiamava Gianna Anguissola, o Anguissola, non lo so, questa donna era stata la fondatrice del Corriere della Sera, quindi tra i fondatori del Corriere della Sera, che già vuol dire tanto. E in più aveva proposto e fatto fare il giornale dei bambini, no? Il Corriere dei Piccoli. Allora, questa donna, siamo ancora nell'Ottocento, già pensa a queste cose qua. È una scelta femminista, oserei dire anche femminile, molto importante. Più
In questo, no, più di lei no, lei ha cominciato a pensare che tutti i bambini avevano diritto a un giornale in cui c'erano storielle per loro, curiosità per loro, tutte cose che potessero gradire, no? Una volta alla settimana il Corriere dei Piccoli, e io devo sempre vedere in piazza, la nostra piazza qua. E quindi io non sapevo, anche questo ho trovato adesso che dovevo preparare questa cosa su Rodari, ma chi c'era? Perché io invece conoscevo l'altra, per le sue opere, che è morta da poco, centenaria, che è la Grazia Nidasio. Grazia Nidasio è un genio, secondo me. Ha fatto tante cose, anche pubblicità, la donna per la Making Camp, andata via, è vissuta per me. Allora, lei ha fatto dei programmi, delle storie sul Corriere dei Piccoli, udite udite, con protagoniste le femmine. Mai vista una cosa. Lei è stata prima a tirare fuori dei personaggi che poi non sono le femmine che bevono il caffè, non bevono il tè o giocano con la bambola, perché i suoi personaggi sono personaggi piuttosto tosti, sono ragazzine o giovinette, ce ne sono state due tipi diversi, uno era per bambini di 6, 7, 8 anni, l'altro per ragazzine più grandi. La Steffi, per esempio, era la protagonista, la bambina piccola, ma era una ragazzina di una sveglia, cioè lei la rende così, molto sveglia, ma questa bambina è sveglia in modo da bambina, quindi è riuscita, questa, posso chiamarla anche scrittrice, ma lei era anche abilissima nelle illustrazioni, quindi anche le illustrazioni erano sue. Peccato che non ci sono più giornali che abbiano delle cose così. Era veramente molto interessante, molto bello, molto ricco, e a noi ragazze faceva piacere trovare che c'era una bambina che faceva cose, anzi era più furba del maschio che c'era vicino a lei. E quindi a quel punto arrivano Rodari e un altro grande, diciamo, maestro, che è Mario Lodi, e qui sapete anche voi. Diciamo che Mario Lodi più diciamo sull'aspetto didattico, cioè scolastico, della vita di un maestro con i ragazzi. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, per quello che facciamo noi, non che non ci piaccia, ma non abbiamo... Lui scrive anche i romanzi che scrive, sono dei romanzi, non sono, come nel caso di Rodari, anche dei messaggi. E quindi non ci può far servire molto, ma Rodari invece sì. E dopo, allora, per un bel po' Rodari è stato, come posso dire, eroe nazionale, tra parentesi, l'unico scrittore italiano per ragazzi che ha vinto il Wanderers International, perché qualche volta dicono di me ha vinto il premio Wanderers, sì, però quello italiano. Io subito chiarisco che ma ogni anno ne viene scelto uno, allora, non voglio dire che lo danno tutti adesso, però insomma è una differenza consistente, no? Quindi l'unico che noi abbiamo potuto avere come diciamo esempio di letteratura italiana è lui. E voi vi chiederete, ma perché invece altri scrittori stranieri sono diventati cioè sono diventati conosciuti anche da noi, e invece Dante Rodari non è così diffuso nel mondo? È il motivo politico. E quindi, per esempio, Rodari non è conosciuto in Sud America perché c'erano i fascisti, ma non più che a destra, proprio fascisti di quelli di un vecchio tipo. E negli Stati Uniti perché avevano paura dei comunisti. E Rodari aveva rapporti anche con l'URSS, politici. Quindi questa cosa, non voglio con questo dire niente, dico solo che a volte la fama di uno scrittore può essere bloccata dalle sue idee politiche. Ma succede anche questo. E questo è successo perché, come io ho voluto una volta, proprio per curiosità, andare a vedere se c'era almeno un libro per ragazzi di Rodari negli Stati Uniti, e non c'è. C'è
l'editore di New York che 2 anni fa aveva promesso di pubblicare proprio, come si chiama, Favole al telefono, e poi non so come è finito perché non ne ho sentito più niente. Era un piccolo editore ovviamente, perché un grande editore non l'avrebbe mai fatto, eh? Quindi magari, siccome è stato nell'anno della, come si chiama? Insomma, si vede che non so, c'era qualche problema lì, no? Io non so più notizie, però il motivo è buffo questo, no? Che ci sia un buffo anche un po' antipatico, che noi, così come invece, ecco, invece Pinocchio è il suo editore, è il suo scrittore, tutto il mondo. Qualcuno mi ha detto una volta che è il secondo libro più venduto dopo la Bibbia. Non so se sia vero. Ho sentito anch'io. Ah, hai sentito anch'io? Ecco. E, però sicuramente ancora oggi, voi sapete per esempio che io continuo ad avere rapporto per la famiglia di mio marito, e questo, quando sono andata a fare a un festival a Lima 10 anni fa, e ho scoperto che a scuola tutti sapevano chi era Pinocchio, assolutamente. Anzi, quando a un certo punto un bambino si è alzato e ha detto: ma perché dicono perché Disney dice che sono che è una, come si chiama, una, non so, non ricordo bene cosa ho detto, ma era una cosa che guardava il pesce, che non era quando mi viene in mente l'ero. Comunque erano perfettamente informati, sapevano benissimo, conoscevano l'autore, l'avevano letto a scuola. Dall'altra parte c'era anche un altro libro italiano che conoscevano molto bene, che è proprio lui. Cuore del mondo del questi due libri, mi sono poi pentita di non aver chiesto come mai ci fosse questa, come posso dire, presenza di questi due libri italiani lì, com'è che sia arrivata, ma voi capite, a livello scolastico, cioè sono libri che vengono acquistati insieme agli altri come libri da leggere e su cui puoi lavorare nella scuola, quindi attività didattica. È una cosa incredibile, no? E poi l'ho scoperto perché quando ti parlano, e questo succede anche in Argentina, in Colombia, e quindi ci sono paesi nel presente, leggono ancora questi vecchi libri che da noi non si leggono neanche più, no? Allora, adesso vediamo di cosa possiamo fare. Io direi questo. Allora, da che parte possiamo cominciare? Ah, ecco. Intanto vediamo. Cominciamo ad andare, lo so che l'ho preso un po' lunga, però mi piaceva cercare di presentarvi com'è, diciamo, l'ambiente, no? Su cosa stiamo noi lavorando. Certo, c'è da dire che, per esempio, io personalmente purtroppo non leggo libri stranieri in lingua straniera, leggo quelli che sono tradotti in Italia, ovviamente. Però dico, noi adesso abbiamo in Italia anche tanti scrittori stranieri. Il ritorno, cioè noi fuori dall'Italia, facciamo ancora molta fatica. Gli editori fanno molta fatica. E per esempio adesso, no, questo anche per capire questo flusso che va e viene, ma è più quello che viene che quello che va, perché sono molti più gli scrittori stranieri. Anche molto bravi, non dico che siano delle pezze, però a volte anche molte sciocchezze che arrivano dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra o da qualche altra parte arrivano di noi perché comunque c'è una supremazia
anche proprio di tradizione, della rappresentazione di case editrici che hanno fatto davvero tanti libri. Diciamo dell'esito economico, anche quello probabilmente conta. Fatto sta che noi leggiamo, noi vendiamo di più ai cinesi. Ai cinesi si vende parecchio. Sono delle vendite strane, nel senso che prendono un certo numero di copie all'editore, l'editore glieli dà, e naturalmente loro pagano, e poi non se ne sa più niente. Sì, non se ne sa, no, davvero, non se ne sa più niente. E io ho in casa qualche libro che è stato tradotto in Cina, ti danno magari due belle copie, in cinese ovviamente, e poi dici, ma chissà, cioè l'editore stesso mi dice, non possiamo sapere cosa succede dopo. Di fatto altri libri non ce ne chiedono più. Quindi l'idea è chiedere le novità. E secondo me, conoscendo i cinesi, detto senza offesa, sicuramente vorranno copiare. Voglio dire, non è che io con questo voglia criticare, dico proprio, perché noi abbiamo visto cosa hanno fatto. Hanno studiato queste cose e alcune che ci hanno poi restituito meglio di come le facevamo noi. Quindi attenzione, perché può darsi che queste adesso si formano perché hanno questo atteggiamento di io non ho fretta, prima o poi questa cosa la faccio, no? Perché anche la tecnologia si divideva sui cinesi e poi adesso, porca miseria. E secondo me anche così faranno, a un certo punto troveranno la chiave per fare, per costruire delle storie per bambini cinesi, e poi non hanno bisogno di vendere all'estero, perché con una società così gigantesca, voi capite che non c'è problema, però magari hanno anche questo piacere, questo amore. Allora, adesso arriviamo, tocchiamo al punto solo, quindi vedete la ora. No, perché il contesto credo che aiuti a capire, no? Cioè anche a metterci nelle cose. Allora, ci sono solo degli appunti, però. Allora, libri e lettori, considerazioni sulla promozione della lettura. Adesso io guardo solo qui e poi vi dico un po', perché l'idea è se si fa un'attività per, come si dice, migliorare la capacità di scrittura dei ragazzi a scuola, quindi una proprietà, una capacità di avere una proprietà più corretta delle parole, va bene, questa è la prima parte, la grammatica, l'ortografia, eccetera, ma anche la capacità di utilizzare parole nuove, imparare parole nuove e utilizzarle per arricchire il proprio, come posso dire, bagaglio di conoscenze. No, importante, no? Non, per esempio, vi faccio un esempio classico che è fare, il verbo fare, poverino, lo vuole sempre lui. Nelle cose che scrivono i bambini, fare. Sempre fare, ma possiamo anche provare invece a dire, a vedere che magari invece di fare possiamo dire una cosa più, non soltanto più vicina al significato, ma anche solo diversa. Non puoi sempre fare, no? E così un altro esempio che posso dire è bello, bellissimo, ok, ma siamo sicuri che è l'unico modo per definire qualche cosa di piacevole, bello, sempre bello. Allora, questo tipo di ricchezza, cioè di tentativo, di progetto, di provare di dare la possibilità a questi bambini di poter utilizzare più parole e più aggettivi consoni, ma comunque diversi, purché non siano ripetibili, e questo qua è un po' difficile da fare. È difficile da fare soprattutto se pensi di farlo in un modo didattico, perché si annoiano subito e non ti ascoltano più. Allora, ci sono il libro letto in classe, che poi ha anche lui le sue caratteristiche, quando non viene usato per fare scuola, cioè si legge una storia per leggerla e poi
magari non come fanno alcuni maestri, ma io veramente lo facevo sempre, magari la prima ora leggevo un pezzo di una storia e poi la portavamo avanti. E quella lì era solo per leggere, insomma, non ci si doveva poi fare a scuola, perché quello, se poi cominci a farci su scuola, alzano le antenne e cominciano a non gradire. Invece è un regalo, no? Però, ecco, forse proprio per questo regalo permette di fare, tra le altre cose che si possono fare, dei giochi linguistici che sono, possono aiutarci a migliorare la capacità di scrivere e l'uso delle parole. Quindi, ma questo qui non c'entra niente, non so perché c'è, ecco, per esempio, una cosa che sì, può essere importante, ma questo magari la vediamo un'altra volta, nel senso quando abbiamo un po' finito, quando siamo adesso alla fine, già il terzo incontro, vedere in che modo l'incontro con uno scrittore possa essere importante in un lavoro scolastico. Poi se volete ci sono anche delle scuole che fanno delle attività di questo tipo, proprio semplicemente un lavoro fatto è un lavoro scolastico, ma viene fatto in attesa che arrivi lo scrittore che ha scritto quel libro, e fanno attività che sono certamente anche letterarie, ma soprattutto sono costruttive, quindi di disegni, addirittura vedo adesso sanno lavorare anche il tablet, quindi immagini unite a parole, quindi un'attività, diciamo così, che dal punto di vista linguistico è molto proficua, perché tu lavori per un progetto che poi farai vedere, cioè pure teatro, ma non un teatro che dura un'ora, magari un piccolo teatro che dura un quarto d'ora, ma che ha richiesto tutta una serie di ricerche da parte dei ragazzi, in modo che sia promozione di qualche cosa che non sa di scuola, e nello stesso tempo favorire proprio quello che si vuole creare. In modo che i bambini, i ragazzi che sono lì, che appaiono lì, no, non è quello che voglio dire, che stanno lì, vivono dentro questa opportunità, si rendano conto che effettivamente quella lì è una cosa a parte, no? E questo, guardate, questi problemi psicologici ce li abbiamo, penso, anche noi, no? Nel senso che se tu dici, beh, però se questo per fare una cosa che poi qualcuno ce la vedrà, magari anche mio papà e mia mamma, oppure semplicemente facciamo una cosa insieme, l'abbiamo fatta noi, e a che cosa serviva? Niente, a niente, direbbero. È proprio quello che vogliamo. Cioè quello che vogliamo in queste situazioni è proprio di cercare di pensare che quello lì è stato un gioco. E quindi non è a fine di qualcosa di così di concreto e immediato. Dall'altra parte sappiamo benissimo che questo tipo di cose che si fanno così sono estremamente educative, cioè entrano nella memoria dei ragazzi, perché è una cosa differente da quello che fanno di solito e quindi più attrattiva. Io pensavo anche, come ditemi, non so, perché avrei un altro pensiero, c'è come una specie di vuoto che c'è nella letteratura, o meglio nell'uso della letteratura per ragazzi, che è la poesia. La poesia entra poco, ma è sempre entrata poco, cioè non è che... Però esistono anche delle poesie più, simpatiche, possiamo dire, più lievi, più leggere, che sono allegre, che sono spiritose, che sono divertenti, che sono, difficili da capire anche, sono eccetera. Però queste loro, ad esempio, lavorando su delle cose così, ci sono dei giochi per poter fare in questo modo, e giocare sul fatto che tu hai, devi fare la mira.
la rima, no? E metti, devi fare una rima. E quindi, siccome devi fare una rima, tu devi per forza scegliere una parola che faccia rima. Non puoi scegliere una qualunque. Allora, questo per esempio è una cosa che non è che si possa fare all'inizio, c'è cioè tutta una preparazione prima che potrebbe essere quella che ci si legge questo meraviglioso. Dovrebbe essere proprio qua. Allora non è più meraviglioso perché ho fatto io, quindi no? Pensavo di aver portato quello di Rodari, ma ho portato solo i testi in. I testi in prosa vengono e non quelli di prima. Però ce ne sono tantissimi, possiamo andare a pescare. Ah, eccoli qua. La storia dice all'interno, è per Marco, mi sembra. E allora, provare a sfidarsi con queste cose, no? Tipo, Giovannino per di giorno ha perso il pan di mezzogiorno, ha perso la voce, ha perso l'appetito, ha perso la voglia di alzare il dito. Ha perso il turno, ha perso la quota, ha perso la testa, ma era vuota. Ha perso le staffe, ha perso l'ombrello, ha perso la chiave del cancello. Ha perso la foglia, ha perso la via, tutto è perduto, fuorché l'allegria. Presa a caso è questa qui. E ce ne sono tante, sono diciamo tutte molto belle, ma sono anche una sfida a raccontare, per esempio, provare a far passare un concetto che è scritto in prosa, parliamo di cose corte, cortissime, una riga e mezza, non è che devono essere la Divina Commedia, devono essere poche cose per poter mettere in condizione di farlo, e tirar fuori questa cosa in una forma narrativa. Per esempio, questo è già fatto, però, per dire, si può prendere un racconto, adesso ho preso la cosa sbagliata, ma no, sbagliata no, volevo farvi vedere questa cosa. Questo qui sono le filastrocche che ho scritto io e sono, cioè, è una storia, un'avventura di un bambino e di un gatto che escono di casa, fanno un'avventura con un ombrello, in cui l'ombrello è protagonista, e qui viene raccontata la giornata, cosa succede. Allora, per dire, se uno avete adesso costruire la storia per bambini piccoli, però se devi fare, magari provare a metterti in pista per fare una poesia, può essere utile partire da cose facili, perché sennò diventa molto più complesso. Del tipo, no? Qui ci sono ogni immagine c'è un'avventura. Canto marciando da bravo soldato, cosa mi dici che sono stonato, che la mia voce spaventa gli uccelli e sono noiosi i miei ritornelli. Gatto ti sbagli, sono bravo parecchio, la colpa è tua che non hai l'orecchio. Ecco, sentite tutta la cadenza della poesia, proprio così, diciamo, semplice, no? Però, per esempio, siccome questi qui sono tante avventure, si potrebbe dire, ok, adesso facciamo anche noi una cosa così, pensiamo a un protagonista che esce di casa e per andare a scuola, che cosa gli può succedere nel cammino, no? Scegliamo 3, 4, 5 cose, però tutte queste cose che fa le dobbiamo fare, dirle, prima le diciamo, qui fa l'angolo, gira l'angolo e per poco non va addosso un gatto. Ok, questo è quello che sappiamo che farà. Riusciamo a dirlo facendo la rima? E si lavora su questa cosa. Il lavoro della rima è interessante, non tanto per la rima in sé, ma per lo sforzo che ti implica a cercare una parola corretta e che davvero possa dire quello che sta succedendo, no? Una cosa che non c'entra niente. E questo è un punto di arrivo, non è un punto di partenza. Però io penso che proprio quello che noi facciamo meno oggi a scuola si fa meno poesia, da molto tempo, devo dire. Questa non possiamo chiamarla poesia, sono fin
Stock, però hanno dentro di loro il meccanismo, e conoscere il meccanismo è importante. Per esempio, anche solo poi nella lettura, vedere cosa succede quando sono 8 sillabe, quando invece sono 11, come cambia la caduta della parola, no? Perché questo è la tatara, 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 tatara. Quando arrivi, no, a questi, non è invece, per esempio, quella poesia, diciamo, dantesca, che è la più vicina alla parola, che, alle parole che noi diciamo. Manzoni ha detto una volta che, se l'ha detto lui è vero, Alessandro Manzoni, ha detto, sì, la parola italiana, cioè la scrittura italiana, quando noi scriviamo, e inconsciamente, non è che facciamo rime, no, ma facciamo cioè pensieri con la virgola, eccetera, eccetera, che molto spesso sono endecasillabi. Lui ha fatto questo studio e ha scoperto che nella nostra lingua, non quella che noi, anche con cui scriviamo un romanzo, molte frasi sono dei perfetti endecasillabi. E quindi vuol dire che la nostra lingua, la cadenza della nostra lingua, tende a quel numero di sillabe. Interessante questo. E tu ci pensa un po', è per questo che se noi, a parte che Dante, vabbè, insomma non andiamo fuori, però per dire, Dante ha fatto anche diciamo la rima che non è baciata, ma è, no, una terzina, e quindi essendo una terzina i due sono più lontani e tu non senti la rima. Però il fatto che davvero la cadenza nostra naturale sia così a densità di casilla, poi che se non c'è il concetto, è dire che è una notizia curiosa anche bella, perché non dare le parole rinate racconta un po' anche quello che vi ho detto io, cioè che, ecco, vedo infatti che qua c'è scritto fantasia, letteratura, creatività, giochi linguistici. Allora adesso vi faccio vedere fino a quello. Tutto quello che ho pensato fino adesso, per esempio, vari tipi di feedback di un libro, cioè cosa si può fare? Quello di base, lo sappiamo tutti, riassunto, e io ho scritto meglio di là. Allora, quindi, perché c'è la capitalizzazione? Non è quello che noi vogliamo fare in questa serie. Un'altra sede scolastica, sì. Ecco, una possibilità, che poi può originare altre cose ancora più scherzose, ma interessanti, è fare un riassunto in rima. Corto, ovviamente, cioè il succo di questa cosa, ma invece di dirlo così, scritto normalmente, si scrive in rima e questi sono i poi la locandina. Ecco, poi si può fare anche questa, è una cosa che piace molto ai ragazzi, e poi vi porterò anche un po' di cose da casa. Adesso poi volevo farvi vedere anche qualcosa qui, che cosa riescono a fare i bambini quando fanno queste attività, cioè che fanno, leggono un libro, ma invece di scrivere il riassunto fanno qualche cosa di diverso. E quindi in questo modo, diciamo, l'altra idea di questo tipo di avvicinamento al libro di lettura, non è soltanto per dire questo qui non ti chiedo il riassunto, però c'è proprio anche la voglia di spingere ad essere creativi, cioè a fare cose che riguardano quella cosa lì, ma non solo quella cosa lì, è una cosa che tu hai pensato e hai fatto, e quindi hai aggiunto una qualità in più, un valore in più a quel lavoro. E io poi vi farò vedere una volta che abbiamo fatto più volte, quando per una storia che ho scritto che racconta di Dante che torna di nuovo all'inferno con un ragazzino che deve fare il compito.
titolo, ecco, e visitano non i dannati, perché è una storia che vuole essere divertente, quindi i dannati non compaiono mai, ma tutti i guardiani dell'inferno, che, ai quali Dante chiede se sono contenti, perché lui insomma li ha fatti famosi, e quindi vuole capire che se sono contenti di lui o no, ma nello stesso tempo accompagna questo ragazzino che dovrebbe fare un compito e allora dice: vieni con me, tu lo vedi qua che mi ha fatto all'inferno e io intanto vado a sentire cosa pensano di me. E attualmente alcuni sono molto contenti perché sono diventati famosissimi, altri invece che sono stati rappresentati troppo male, e quindi dicono: no, mi hai fatto brutto, troppo brutto, ma io sei antipatico, stai attento che io qui ti prendo, ti tengo per sempre. Ecco, quello è una roba scherzosa così. E abbiamo fatto poi un gioco che era praticamente la carta d'identità di altre persone che sono, diciamo, guardiani dell'inferno, perché io ho esordito dicendo: guardate che dal 1300 oggi sono morte un sacco di gente e tanta gente è andata all'inferno e ne hanno presi degli altri. Allora noi vogliamo sapere chi ci metterebbe. E abbiamo fatto una cosa, ho preparato una cosa molto seria, a 4 pagine, su ognuna c'era una cosa, come quando ti metti i documenti, no? Ti chiedono i documenti, come ti chiami, dove sei nato, qual è la tua caratteristica. Io, la cosa più bella, tutte sono state molto belle, poi la era più interessante da sapere il nome, cosa facevano, facevano tutti i loro termini, una più dell'altra, e poi da dove provenivano. E questo della Marte, dell'universo, e vedere questa creatività legata a una storia, una storia anche, se vogliamo, seria per il personaggio, ma scherzoso per quello che contiene, però questo è una specie di quello che dovrebbe funzionare per insegnare loro a scrivere, no? a scrivere in un modo più, non bello, ma preciso, più giusto per descrivere le cose. Bisogna farlo magari dandogli uno spintone con qualcosa che sia, come posso dire, divertente per loro, sorprendente anche. Allora, cosa c'è qui? Ecco, per esempio, fare le locandine. Anche questo è un modo di acquistare dei linguaggi nuovi. Tu per esempio dici: domani, allora noi domani leggeremo questo libro, no, anzi, vogliamo offrire ai nostri compagni della serie, della classe terza B, quarta C, non so che cosa, e mettiamo fuori una presentazione, ma tipo per quelle che vengono in TV, no? Che hanno tutte le loro caratteristiche e di quel libro lì, e quindi metti, chi vuole prendere questo libro trova la locandina, è qua, leggete se vi interessa, eccetera eccetera, o veniamo noi a presentarvelo. Oppure anche un'altra cosa, fare l'intervista al personaggio. Il personaggio principale della storia, tu gli fai delle domande. Io quando dico tu vuol dire: ma ci si può mettere in gruppo? Assolutamente, cioè i bambini devono avere questa possibilità, perché è un'attività che da un certo punto di vista vuole essere anche social, no? Ecco. Quindi magari 2 o 3, allora che domande gli facciamo a questo qui? E poi proviamo anche a rispondere, perché siccome hai letto il libro, puoi anche immaginarti la risposta che ti darà, o la inventi tu, il che fa sempre parte di una... Tu stai comunque praticamente ragionando sul libro che hai appena letto, ma il contesto è così, diciamo, differente, e poi se si è in 2 o 3, ognuno dice la sua, vengono più belli, vengono assolutamente più belli. E questa è una spinta anche proprio ad acquisire quello che vorremmo fare noi, no? Una maggiore conoscenza delle parole della lingua che parliamo, insomma, arricchire, ecco, il nostro linguaggio. Poi cosa c'è anche?
beh, questo quello è rodariano, quindi è una cosa che ci deve stare per forza. Cosa succederà dopo? Cioè, e quindi non è la parola fine di questo romanzo che abbiamo letto, va avanti. Secondo voi come va avanti? E anche lì ci sono, per esempio, si possono radunare i gruppi anche in termini di decisioni, che magari uno, due o tre vorrebbero che un personaggio secondario diventi il nuovo protagonista della storia successiva, oppure che, non so, succeda qualche cosa, finisca male, la storia era finita bene, invece a un certo punto finisce male. Ecco, anche te va avanti e purtroppo finisce male. Non so, ecco, anche questo scatena, ma la cosa bella è che scatena la creatività sulla base di una, di un sostegno, e il sostegno è tutto quello che è successo prima. Quindi tu recuperi delle cose che ci sono magari lì dentro, che non sono state, cioè ci sono dei personaggi secondari che restano lì e poi hanno fatto quello, come gli attori nel teatro, no? C'è quello che è sempre presente, c'è quello che fa 5-6 battute perché serve in quel momento lì, poi non serve più e quindi non appare più. E questo succede anche nei libri. E quindi possono anche tirar fuori un personaggio secondario e farne il primario in una situazione nuova. E poi, cosa c'è qua? Ah sì, questo è difficilissimo. Però non so, se qualche volta... tutte queste cose non si possono fare, però magari poi, se volete, poi vi dico, ci torneremo su queste cose. Perché questo c'è un metodo, non un metodo, che è uno che ha inventato un gruppo di studiosi francesi agli inizi del Novecento, l'Oulipo, ha creato questo gruppo dell'Oulipo in cui facevano tutti i giochi di parola, molto, anche molto difficili, che dovevano essere un gioco di sfida con le parole del tuo, della lingua che parli, cioè proprio una sfida. Per esempio, si prende, oggi la mia mamma è andata al mercato e ha comprato pesce. Allora dice, attenzione, tu, questo è difficile, oggi la mia mamma è uscita di casa per andare, non so, è uscita di casa, facciamolo per il primo facile, dai, solo corto così, oggi la mia mamma è uscita di casa e dici, allora, la regola qui è che adesso tu la riscrivi, ma non puoi usare la lettera O. Allora, o la A, o la E, oppure la L, non puoi usare la L, non puoi usare la R. Meglio quello con le consonanti, perché sono più semplici. E, però questo ti obbliga appunto a trovare un sinonimo che non contenga, cioè tutta la frase non deve contenere quella lettera lì. Ed è un esercizio non facile, ma che, diciamo, crea e amplia la possibilità. Naturalmente non lo fai da solo, sempre di nuovo il gruppo, uno sa una cosa, l'altro sa l'altra, ma ultimamente qui possiamo mettere questo. Diciamo, l'ideale sarebbe che il testo conservi il suo significato, ma possiamo anche ammettere la costruzione di un'altra frase, insomma, così proprio non è venuta, però è una frase leggibile, prendendo quella lì. E poi ci sono, vediamo un po' questo qui, poi c'è il fumetto. Ecco, questo per esempio è un'altra modalità di raccontare o di provare a descrivere una scena del libro che si è letto attraverso un fumetto. A molti bambini piace farlo e questo per esempio è un bel gioco scolastico, anche se non glielo diciamo, perché è la trasformazione del linguaggio dalla terza alla prima persona e quindi crea una ricerca importante per quello che è l'uso delle parole, no? E costringe a cambiare anche i verbi, la declinazione dei verbi, Poi, poi c'è anche un altro, questo qui, e per quelli che scrivono tanto,
non è vero, è difficile. Allora, io lo faccio ogni tanto perché me lo chiedono sui libri che scrivono, mi dicono, allora noi abbiamo bisogno su questo, con questa presentazione così ci serve solo proprio, devono essere al massimo 40 battute, cioè per 40 anni, oppure 30, oppure 25, pochissimo, prego, pochissimo. La signora aveva già detto che doveva andare. Sì, in sì. Non sta scappando. No, lezione. Buonasera. E in questo modo, come si dice, tu fai uno sforzo mentale per mantenere quelle poche righe nelle quali tu devi mettere il succo di quello che ti chiedono. Questo è un esercizio. Noi non diciamo la parola esercizio, chiamiamolo gioco, ma è un gioco davvero difficile, molto difficile. Però, voglio dire, ci sono qui delle cose che vi dico che magari sono più adatte per i ragazzi delle medie che non per le punte elementari, però sono davvero capaci di metterti in gioco nella scelta delle parole. Ed è difficile. Io, guardate, avevo, non me lo dimenticherò mai, questo ragazzo chiama Andrea, che ormai sarà papà, papà sì, di sicuro, con qualche bambino magari che farà Remedio, anche di più, no? Forse anche che si è già sposato. Sì, forse potrebbe essere già anche lui, ma se non ci conti. Beh, tanto tempo fa Torbigo, quindi parliamo di 30 anni fa, quindi forse ci siamo. Insomma, questo qui in italiano proprio non mi piaceva, ma come faceva lui i riassunti di un libro che aveva letto, o di una cosa che aveva letto, non c'era nessuno. Due righe, ed è che c'era due righe. Aveva questa capacità, e poi per il resto non gli piaceva fare la grammatica, non voleva leggere, però aveva questo. Io dico, ma tu devi andare a lavorare da qualche parte dove serve gente che è capace di dare bisogno alla pubblicità, per esempio, tu hai bisogno di persone che siano capaci di cogliere la chiave e che dice tutto in pochissime parole. Era, gli riusciva normale, ed era uno che non leggeva mai niente. Però, per dire che le possibilità che si aprono sono veramente tante. Questo forse è una delle, è molto impegnativa questa, salvare il senso ma stringere al massimo. Poi mi ha detto il fumetto, l'abbiamo già detto. Ah, ecco, poi c'è un'altra cosa che piace. No, questo è praticamente uguale. Racconta con poche parole la storia, che vi ho già detto, massimo 40 parole. Descrivi forse anche tanto, dovrei fare anche 30, secondo me, perché 40 parole è già troppo. Però se contiamo anche gli articoli, no, si conta tutto, non puoi dire che l'articolo non c'entra, no, c'entra che l'articolo. Io quando lo batto a macchina c'è anche il posto dell'articolo, quindi no, sì. E oppure, questo è più facile, descrivi il protagonista. Quindi descrivi il protagonista, anche lì sempre 30 o 40 parole, però anche lì niente, non deve essere detto. Si può fare anche un'altra cosa che è interessante, per esempio fare un gioco alla rovescia, una pagina, un brano del libro che state leggendo e dite ai ragazzi che queste sono 50, 60, facciamo di lavorare bene, sono sì, 50 righe, no, 50 righe troppo, scusate, sto sbagliando, facciamo che siano 5 righe, ok? O 6, dipende da dove c'è il punto, insomma, dove comincia e dove finisce la cosa. Ok, dovete dimezzarlo. Cioè dovete fare in modo, lì naturalmente è legittimo anche cambiare le parole, ma le stesse cose che sono dette così bisogna restringere, usando le parole stesse del testo, cioè partendo dal testo. Questo diciamo gioco esercizio è un po' più facile rispetto all'altro,
perché tu devi solo vedere come tagliare, non devi pensare a cosa scrivere, perché l'altro chiede descrivi il personaggio, quindi c'è un doppio lavoro, lo descrivi ma devi stare attento anche a quante parole usi, mentre nell'altro devi solo pensare alle parole che usi. Ed è un esercizio che, di nuovo, tutti questi giochi mettono, diciamo così, più introducono il ragazzo al valore delle parole che usano e a come usarle e a come trovare sempre una modalità per poterle dire in un altro modo, che è diciamo uno dei compiti, no? Di allargare le capacità delle nostre di esprimerci, no? E adesso senza voler fare i grandi discorsi, però pensate quello, questo fatto che è vero che la differenza tra chi può difendere i propri diritti e chi no, molto spesso sono le parole che conosce. Questo è una cosa che è vera, verissima, e che diciamo sulla quale noi, noi che lavoriamo con i bambini, insomma, è proprio una parte del nostro lavoro, proprio questa cosa qua, perché oggettivamente chi è capace di interpretare, parlare, esprimersi nel modo più adatto, insomma, ha sempre uno spazio in più. Poi descrivi, ecco, queste sono cose che non dimenticare la poesia, ecco. Ah, poi ci sono le recensioni, anche questo si può fare, perché come si dice, leggi un libro e poi la domanda è, ecco, adesso tu di questo libro ti do, non so, perché possiamo dare anche libertà, mi fai una recensione che lo affonda. Sì, perché è molto, oppure, e quello piace un sacco, no? L'altro può essere, perché anche quello è carino, dice, allora adesso però tu lo affondi anche lì, non è che proprio lo affondi, devi farlo esagerata. Cioè, come lui non si ricorda nel mondo una persona che abbia potuto esprimere, non parlano così, ma fare una lode a questo racconto che insomma supera ogni possibilità di, come posso dire, di accettazione, no? Proprio esagerato. Ecco. E, però anche lì, perché chi lo fa si diverte un sacco. Anche attraverso un libro si può avvicinare ad altre cose, no? E chi se ne immagina, se nessuno glielo dice, che ci siano tanti editori che si sono avvicinati, ma vi porterò la prossima volta. Una o la prossima o l'altra, quello che abbiamo combinato con i mostri dell'inferno, perché veramente va bene. Perché lì c'è anche la parte narrativa, cioè la descrizione dei dati fisici e comportamentali di questi mostri che ogni bambino inventa, come si dice, sono stupendi. Cioè un bambino, quando uno dice una, di 6 anni, piaceva di tutti, era un festival, quindi c'erano ragazzi più grandi, piccolino così, che già si sentiva da come parlava, che era fuori classe, ma parlava un bambino di 5 anni, mamma mia, parlava, non dico come un adulto, ma quasi, e quando alla voce, da dove arriva, lui ha scritto da lontano. E ti stupiscono, io sono sicura che certi giochi che farete, giochi sempre seri, ma giochi che farete con i ragazzi, se vi capita su un libro così, non ci si dà mai l'idea della creatività che possono tirare fuori. E delle cose che sono davvero, tu dici, ma era qui, la mamma non c'è, il papà neanche, eravamo solo tra di noi, è proprio farina del suo sacco, no? E vengono, perché a volte nella sollecitazione di una cosa che mi interessa, ecco che scatta quella attenzione e anche quella capacità di stupirti.
sperando che poi lasci il segno e che questo li porti anche a leggere. Non so se dirvi che lasciamo così, cosa dite? No, però sono stata molto sciocca, scusatemi, non vi ho neanche chiesto se volete chiedere qualcosa. Una cosa segnata. Nei giochi linguistici Umberto Eco ha scritto la storia di Pinocchio usando solo la lettera P. L'amico di Piemonte che citava, in effetti proprio divertissimo puro. Eppure la storia funziona, andando a cercare termini in disuso. E parlando di termini in disuso, le chiedo la sua opinione. Quando andiamo a Pinocchio, piuttosto che anche Rodari, si diceva prima, è anche una lingua che nel frattempo è stata superata, ci sono dei termini che non si utilizzano più. Secondo lei, nella lettura che noi possiamo fare da lì, può essere corretto, rispettoso, fare una traduzione immediata, quindi sostituire la parola superata con una moderna per mantenere l'attenzione, oppure meglio rispettare il testo e magari fare più soste e lo spiegare? Sì, io sono per lasciare. Per lasciare. Soprattutto, ma non forse non ci avrei pensato, cioè ci avrei pensato di più prima. Ma siccome adesso questa possibilità è stata usata per togliere delle parti di storie, di romanzi, perché si pensava che per lasciare le politiche ricorrenti, no? E non, ed è una cosa che non va. Io penso comunque che la cosa che si può fare è fare in modo, cioè se l'insegnante legge con calma, eccetera, che ci sia, come posso dire, una capacità di comprendere anche quando non conosci la parola. Non so se tutti voi avete provato qualche volta nella vita, magari avete felicemente superato la capacità, cioè di imparare la lingua straniera, no? E quando, per esempio, poi tu vai o sei con una persona che parla quella lingua lì e tu ancora parli, insomma, certamente, non so, vai ancora lì, eccetera, come la persona che ti parla, semplicemente perché ti parla sapendo che tu sei uno straniero, quindi parla con calma, eccetera, si riesce poi a capire, e soprattutto il contesto ti aiuta, nel contesto. E quindi diventa, è vero che queste parole sono desuete, non ci sono più, e quindi non ci sono più e nessuno le usa più, questo è vero, però non è detto che per quello noi dobbiamo, più che altro, cioè se io oggi scrivessi un libro con certe espressioni o parole che usa anche già Rodari, non lo farei, perché io vivo nel presente e quindi parlo la lingua del presente. Secondo me non è il classico. Io per esempio vi dico anche questo, ho visto quando c'è stato il centenario di Dante, ci sono state tante libri dedicati a lui, anche per ragazzi, con la traduzione, cioè la traduzione in italiano moderno. Non funziona. Secondo me, adesso il caso di Dante, però lo possiamo anche capire in un altro modo, voglio dire, ma perché devi far leggere Dante, diciamo così, trasformato? Quando sarà più grande, andrà superiori, se c'ha voglia, se lo legge, se non ha voglia, fa finta di averlo letto, perché non a tutti piace, però comunque insomma, è tosto, però non cambierei le parole, perché in fondo sono anche una dichiarazione storica del testo, ma anche è bello poi trovare parole che non si usano.